E improvvisamente ci siamo svegliati un giorno per scoprire che il mondo era cambiato. A Disneyland la magia si era spenta, la muraglia cinese non era poi così insuperabile. Ora New York, la città che non dorme, si dorme. E questa volta nessuna strada vuole condurre a Roma. Un virus si incorona come il re del mondo e ci rendiamo conto della nostra fragilità. Non sappiamo se il danno è intenzionale o se l'irresponsabilità di noi stessi. Ma la minaccia è lì, ogni giorno, sempre più forte. Ora i meme non causano così tante risate. Abbracci e baci sono diventati armi pericolose. E la scarsità dei prodotti ci mostra ancora una volta quanto siamo egoisti. Così egoisti da dirci: ma sì, ma chi se ne frega? Tanto questo virus se la prende solo con i vecchietti. Come se noi non avessimo i nostri genitori o nonni in casa. Come se un giorno anche noi non saremo persone anziane. Vogliamo far valere i nostri diritti, di decidere se far vivere o meno qualcun altro. E poi ci rendiamo conto che non possiamo nemmeno decidere per le nostre vite, intrappolati nelle nostre case. Un pianeta che ha deciso che Dio non esiste senza averlo cercato, che oggi indossa una maschera non solo per un virus, ma per coprire la nostra vulnerabilità unita all'arroganza. E ci laviamo le mani per non riconoscere la nostra responsabilità, come fece un giorno Ponzio Pilato. Un mondo pieno di egoismo, invidia, malvagità, tradimenti, violazioni e omicidi. Qualcuno alza la voce e esclama che noi esseri umani non meritiamo tutto questo, ma ne siamo sicuri? Possiamo anche far finta di niente, che questo non sia mai successo, e vivere l'amore ai tempi del coronavirus. O possiamo prenderci le nostre responsabilità e fare sul serio la nostra parte. Sì, di tutto questo ne parleranno nei libri di storia, ma ometteranno una cosa. Non fu una lotta contro un virus, fu la lotta tra due virus, una lotta in cui il coronavirus ne uscì sconfitto, poiché il suo rivale è il peggiore virus sulla faccia della Terra. Un virus capace di bruciare foreste, distruggere l'ambiente, estinguere specie, creare armi di distruzione, e incominciare guerre con stupide ideologie contro la propria specie. A questo punto immagino che hai già capito di quale virus sto parlando. L'uomo e le sue atrocità.
La Terra ancora una volta ci ha dimostrato chi è che comanda veramente. Non siamo noi i padroni. E se ci pensate un attimo, il ragionamento non è poi così difficile. Se questa è la nostra unica casa, sarebbe alquanto stupido dargli fuoco. Spero, anche se ci credo poco, che di questa sciagura l'uomo impari qualcosa. Perché sarebbe l'ora di cambiare. Qualsiasi azione che intraprendiamo ora sembrerà esagerata. Qualsiasi azione che vogliamo intraprendere in seguito sarà insufficiente. In fondo, non tutto il male viene per nuocere. Da Destino è tutto, vi saluto e vi do la buonanotte. Se il video ti è piaciuto, dagli un like, iscriviti o lascia un commento. Questo mi aiuterà a caricare altri video. Grazie.